Ciao ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video collaborazione con un'azienda e-commerce che si chiama Savaglory. Mi ha contattato questa azienda appunto per propormi di visionare e ricevere delle t-shirt, ma avrei potuto scegliere anche abiti o accessori per poi mostrarli al mio pubblico, ai miei iscritti. Ho accettato subito quando ho letto t-shirt, mi sono fatti gli occhi a cuoricino proprio, perché sapete che io ho una passione, ne indosso una anche oggi, una t-shirt con un disegno davanti. Per me sono veramente il passepartout di tutte le stagioni, perché d'inverno le indosso sotto le felpe, sotto le camicette, anche sotto i maglioncini. D'estate le porto sempre comunque in casa e fuori, in casa quelle semplici, più semplici, e fuori magari quelle un po' più carine, tipo anche quelle che ho mostrato in uno dei miei ultimi video. Addirittura qualche anno fa un amico di YouTube, anche lui YouTuber che penso conoscerete in molti, che è Duca Fompi, lui è un esperto di libri, un grandissimo lettore. Aveva coniato per me un hashtag le magliette della Sontina, proprio perché ad ogni video sfoggiavo una maglietta diversa, una t-shirt diversa. Quindi ben volentieri ho accettato questa collaborazione, anche perché guardando le foto sul sito mi ispiravano veramente tanto, anche perché la composizione di queste t-shirt è per la maggior parte di cotone. Quelle che ho preso io sono 5, quelle che mi hanno inviato, che ho scelto io, sono 4 con il 70% di cotone e una con il 35% di cotone. Sono bellissime perché sono t-shirt per tutte le occasioni, per tutti i temi. Ad esempio, in questo periodo c'è il tema della festa della mamma, quindi le scritte sono in inglese, ma sono comprensibilissime perché sono, diciamo, mondiali, internazionali come scritte. Ci sono quelle dedicate all'estate, poi ci saranno quelle per Halloween, insomma, per ogni periodo dell'anno c'è la t-shirt a tema, anche quelle dedicate alle nonne. Infatti vedrete che due di queste hanno per tema proprio la nonna. Guarda caso, sono andata proprio a scegliere il tema della nonna, chissà perché, chissà perché. Non hanno solo magliette, come vi dicevo prima, hanno anche abitini. Non c'è un grandissimo assortimento di abitini, però ci sono abitini, costumi e anche borse. Borse sempre a tema, sempre con un tema stampato sulle borse shopper di tela. Poi c'è anche della bellissima bigiotteria, ho visto. Lì mi sono un po' trattenuta perché io amo la bigiotteria, perché ti dà modo di folleggiare, di cambiare accessori ogni giorno, però veramente bigiotteria molto molto carina. E ci sono anche le tazze mug, sempre quelle grandi, sempre, ecco, magari sto pensando che farò qualche screenshot dal sito per mettervi qua le foto, così avete un'idea, però vi lascerò anche il link al sito, ovviamente. Cosa stavo dicendo? Ah, le tazze mug, sempre a tema, e insomma è un sito veramente molto molto vario, molto vasto. Non ultimo, i prezzi sono veramente molto molto vantaggiosi, soprattutto io sono rimasta veramente piacevolmente colpita dalla qualità sia dei tessuti che della composizione del tessuto, ma anche delle stampe che sono fatte veramente molto bene, senza sbavature, con i colori molto vivaci. Adesso li vedrete e soprattutto io le ho già lavate, non stingono, sono davvero belle. Allora le ho prese, sono tutte da donna, devo dire, non ci sono t-shirt grandi misure da uomo. Io però ho preso per me una L, perché ho visto le misure del sito, quindi per me andava bene una L. E poi ne ho trovata una XL per il Sontino,
che gli è piaciuta tantissimo perché, e ve la faccio vedere subito per prima, è grigia con questa stampa sul davanti, è abbastanza grande, quindi il sontino è snello, quindi gli andrà bene sicuramente. Ed è questa. Ripeto, composizione veramente un bellissimo tessuto e la scritta dice portami in montagna, essendo entrambi appassionati di montagna, di camminate in montagna, lui più di me, gli è piaciuta davvero tanto perché c'è questa immagine della montagna col sole dietro, può essere inteso sia come alba che come tramonto e poi soprattutto la scritta portami in montagna. Davvero molto molto carina. Sontino si è innamorato subito quando l'ha vista. Poi quello che ho preso per me invece, che potevo prenderne due per il Sontino e tre per me, no, per il Sontino una sola, va bene. Ne ho prese tre per me. Allora, ho preso questa col collo a V. Queste sono tutte taglia L, una taglia morbida comunque, è una taglia giusta L. Per me, questa che dice la miglior nonna di sempre. Guardate che bella che è. È veramente bellina, bellina. È questo verde acqua, un colore che mi piace particolarmente. Eccolo qua. Bellina davvero. Questa, ecco, quella che vi ho mostrato prima, quella del Sontino, ha una percentuale di cotone del 30 per 35%, mentre invece tutte queste hanno il 70% di composizione di cotone. Poi questa bianca con questi bellissimi fiori, tra i quali spiccano chissà perché le margherite, questo è il collo tondo, normale, la classica t-shirt a collo tondo. Ecco qua. Poi questa nera, ecco qua, guardate anche questa, guardate i colori come sono belli, senza sbavature, poi ripeto, resistenti comunque anche al lavaggio, perché le ho già lavate e quindi almeno le porto subito. Ecco qua, collo tondo anche questa. Cosa dice? La bella gente è la mia bella gente, qualcosa del genere dice. Le belle persone sono le persone più belle. E poi questa, un color violetto lilla, anche questa col collo a V come quella verde acqua, e anche questa parla della nonna. Sì, qui in teoria dovrebbe essere indossata da una nipote o da un nipote perché dice non esiste una nonna, non esiste una nonna miglior, tipo migliore, non migliore della mia. And a grandma like the one I got. Come quella che ho io, qualcosa del genere. Non c'è una nonna. Come quella che ho io, eccola qua. Spero di aver tradotto. Io non ho studiato inglese, vado così a spanne, qualcuno mi correggerà. Se sbaglio, mi correggerete. No, questa è pessima, veramente. Però, vabbè. Guardate che bella, però, che è con questi fiori dei colori così vivaci. È davvero molto, molto carina, molto bella. Sono davvero soddisfatta di questa collaborazione. Ringrazio la persona che mi ha contattato, che è stata gentilissima. Il sito è cinese, però la persona che mi ha contattato, di solito quando arrivano dall'estero le proposte di collaborazione sono tutte in inglese, invece mi ha scritto in un italiano perfetto, quindi ci siamo intese, veramente a meraviglia. Se avete intenzione di fare acquisti per l'estate, ve lo consiglio sicuramente. Io non ho nessuna percentuale, non è perché c'è differenza tra collaborazione e
un altro termine che adesso non mi sovviene. Come vedete, io i video li faccio proprio così, non preparo il testo. Collaborazione oppure affiliazione può essere, in questo caso hai una percentuale sulle vendite che arrivano dal tuo link. Ecco, io non ho, il link, non ho l'affiliazione, ho avuto solo in omaggio le magliette e con l'impegno appunto poi di creare un video per illustrare i prodotti ai miei iscritti, cosa che ho fatto fedelmente. Sapete che, ecco, ci tengo, però questa veramente è una di quelle collaborazioni che mi soddisfano tantissimo. Anche quelle con certi prodotti, tipo i MIM, mi era piaciuta tanto perché anche quelli prodotti veramente validi, perché bisogna essere chiari, però bisogna anche cercare, come mi ha suggerito una cara e simpatica amica di YouTube, bisogna anche cercare di non danneggiare l'azienda che ci omaggiati dei suoi prodotti. In questo caso mi sento proprio di consigliarvela al 1000%. Io mi ci sono trovata veramente bene. I tempi di attesa sono un 15 giorni circa, perché arrivi il pacco, ecco, non bisogna avere molta fretta. Se vi serve qualcosa con urgenza, chiaramente tenete conto di questi tempi. Io vi ringrazio per avermi seguito, avrete notato il mio entusiasmo, ma ripeto, per me le t-shirt da una vita sono indispensabili nel mio guardaroba. Un bacione, un abbraccio, un sorriso e al prossimo video. Ciao ciao!